Anderson, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. A crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Salve a tutti amici e ben ritrovati, siamo i vostri Mitteri, eccoci qui per un nuovo episodio di Alan Wake 2. Siamo qui tornati con Saga, pronto a continuare l'avventura odierna. Lo scorso episodio, non so se sarà stato breve, se avevo messo il contento con Nightingale, che è stato davvero un po' nevrotico, cioè proprio non sapendo da dove venisse, il fatto che potesse anche saltare, diciamo, nello spazio, come se appunto a che era là sotto a 10 metri, trovo qui davanti a me, mi picchia. È davvero frustrante. Però ci abbiamo fatto, abbiamo sconfitto. E sconfitto lui, Nigel. E l'allagamento del posto, del parco, si è andato. Non c'è più acqua, ma è apparso un uomo molto curioso dal lago, ossia Alan Wake. Alan Wake, che dopo 13 anni fugge dalla sua prigione nel lago e ora è qui, è libero, dicendoci che però un senza oscura si è liberata grazie a, per colpa sua, e ha cambiato la storia. Infatti la funzione di cambiare la storia è un'abilità importante che c'è in questo gioco, ovviamente con le vecchie dello scrittore, che può avere influenza tantissimo. Se il fatto che però noi prima di tutto abbiamo sconfitto in Nightingale, cosa importante. Due, siamo riusciti a liberare Alan Wake, che poi ovviamente dopo tantissimo tempo si è liberato. Ando qui provo a fare qualcosa per... che devo fare? Penso sia qua, no? Sì. Si è liberato e ora saprà dirci di più magari. Nel frattempo però sa che vuole andare a capire cosa c'è sotto e cercare di, come dire, trovare indizi, più indizi possibili. E il suo lavoro deve fare questo. Ora però, il scopo della setta è liberare Alan Wake. Ma che libera, che succederà? E questa presenza oscura, che farà? Qual è il suo scopo? Perché ovviamente tutti devono scoprire lo scopo e anche i punti deboli. Intanto dovrebbe essere la luce, però non so se la luce magari funzionerà. E cosa molto buona che devo dire dallo scorso episodio, che mentre camminavo ho trovato un sacco di batterie, colpi a pistola, fucile, non so se c'è tanta quantità di oggetti per noi, perché il livello è normale o a qualsiasi livello di difficoltà c'è tanta munizione, tante cure. Però ringrazio, c'è tanta roba e ora siamo pronti ad andare avanti con la nostra storia. Vediamo un po' anche cosa ci dirà Alan Wake, cosa ci saprà dire, perché c'è da capire ora il da farsi, Però mi sono bloccato. Mi fa uscire il logo mentale. Comunque, vediamo se accadrà. Ma prima di iniziare, vi ricordo sempre di lasciare like, commentare e condividere, supportare il canale. Vi ricordo di iscrivervi abbonamento con YouTube, che mi permetterà di avere vari vantaggi. Ora parlare di Mancico Pane, tutti i vari i suoi benefit, video anteprima, badge emoji, server Discord privato. Insomma, tanta roba che può interessarvi. Vedete un po' qual è il piano di abbonamento che fa per voi. E altra cosa importante, seguitemi sui social come Facebook, Instagram, TikTok e Discord, per appunto che ho detto prima, dovete, c'è anche server pubblici per tutti, chiunque voglia può entrare per dire la sua, partecipare attivamente al canale, insomma tanta roba, fate in modo che si possa interessare, entrate. E detto questo ragazzi, andiamo avanti con la nostra avventura, quindi bando alle ciance, io sono un bel come sempre e che piaccio, a benissimo, let's go. Posso uscire? Si è bloccato, è bellissima sta cosa. Non mi fa più uscire. Non so cosa devo fare. C'è altro. Caso chiuso di Alan Wake. Goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Ragazzi, capisco, però
Ora abbiamo tutto. Nightingale entra nel lago. Ora capiamo che in pratica Nightingale è entrato e sparito da 13 anni. È riemesso dopo tutto questo tempo. E la, il, così, la setta voleva entrarne in possesso. No, grazie alla musica. Mettiamo il copyright. Ok, lo posso uscire perché devo completare appunto l'azione richiesta. Abbiamo 6 frammenti che non bastano mai. Lì c'è qualcos'altro. Ah, meglio 7, ok. Forse la raccolta di tutti i vari manifesti, sa, dei collezionabili, diciamo, nella nostra avventura. Qui è privato. Ma in che senso privato? Scusami. Cioè, è autostrada ed è privato per te. Forse per noi più che altro. Bene. Direi di uscire, ragazzi. Anzi, io no. Mi metto prima lì nella mappa, così siamo pronti in caso voglio la mappa subito. Esco così e andiamo. Salve. Non ti spaventare che ti voglio bene. Guardarci non dire di no. Pistoletta carichiamo e ragazzi vediamo un po' di esplorare cosa c'è qui intorno. Missioni. Torna a Brentford in auto. Se fosse la cosa indicata appunto che c'è la maledizione, l'abbiamo liberato, la prigionia di Alan possibile. Comunque dovrei tornare in paese dalla macchia, però possiamo scoprire un po' di più queste zone che erano prima bloccate, l'accesso a causa dell'acqua, però non trovo niente. In caso io salto da questa parte e noi ragazzi, come sempre, ci vedremo dopo. Ok, risolviamo questo enigma. Se uno di noi o uno di loro, non lo so, amico mio, non lo so. Dobbiamo trovare la soluzione negli alberi, nelle rocce, sommando, dividendo, la scritta, sono questi. Ok, io potrei anche curarmi in effetti, visto che siamo pieni di cose. Curiamoci. Che qui sono un sacco di gruppi che ci feriscono. Mette lì nell'albero, come anche nelle rocce qui attorno. C'è la soluzione. Questi qua 3 più 3, 6. Poi l'altra roccia che sta lì dietro. Ci abbiamo ucciso il lupo prima. E così qua, un 8, il finale. E abbiamo fatto tutto così. C'è tanto da scoprire ancora, però non vorrei dilungarmi troppo. Chissà se potremo poi ritornare. Non penso. Comunque, ritornare quindi alla torrente. Poi andare verso il parcheggio. Quindi, vediamo un po'. Se non mi sbaglio. Ok, ragazzi, siamo tornati. Ok. Sì. Gente, non. Ho girato, ma non c'è tanto d'altro che potessimo fare. C'era forse molto più tempo, gira ancora di più. Ma qui c'è l'allarme della stazione che controlla il vulcano. Mi sembra le attività vulcaniche. Chissà se è tutto a posto. Mi chiedo. Che troviamo qui? Nota di manutenzione. Possiamo fare qualcosa? Penso di no. Vediamo un po' che dice il preciso. Una delle visite arriva a noi, ma non c'è dubbio che siamo occupati. Lascia questo appunto nel caso di quattro. Dovresti occuparsi della riparazione. Forse sarebbe meglio mettere tutto intorno a una copertura metallica. Ok, niente. Direi di andarcene e basta. Togli la luce che non ci serve più. Siamo in una zona, diciamo, tranquilla. E avrò trovato un oggetto. In caso di un corvo che si possa risolvere un enigma di una poesia. So che non avendo gli oggetti, non potevi fare quindi. Ho lasciato perdere e andiamo via là direttamente. Vediamo un po' cosa ci dirà ora il buon Alan dopo tantissimo tempo. Chi è questa entità? Soprattutto. Questa è la fine scorciatoia. Dovremmo. Da che parte? A sinistra. Ok, stiamo andando lì, cioè andando a sinistra, da questa parte, penso, no? Yep, dimmi di sì. Ok, sì. Eccoci qua. Sì, andiamo, dai. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you see anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on?
I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just a weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Come on, sit down. Woo!
man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here! Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Okay, what the hell? Eravamo qui con in questa visione del passato di Alan Wake. Eh sì. Da Alice, eh sì. Che conosce il primo, sa che Alice comunque davvero metafisico, metanarrativo, si può dire quello che vuole, ma questa storia davvero è incredibile. Più lo vedo più lo dico che è incredibile. In effetti iniziazione, e questo è successo con il suo amico che si è iniziato in quello del sacrificio, insomma. Io non posso scoprire qualcosa di più. 6-6-5 The neighbor of the beast. Ovviamente il numero della bestia è un altro, però vabbè. Forse qualche codice per si vedrà dopo.
possibile. Poi c'è una borsa che non posso pigliare. Ok, ascoltate, girando la camera, ma cerco di rivedere cosa c'è intorno a me. No, no, ragazzi, non ci posso credere. No, è lui. Questo, se avete visto questo Return, ho visto Serie Turn in caso vi pingo la mia serie di Return. C'era quest'uomo che spiegava come sconfiggere Dottor Casper Darling. È lui. Mi sa che sia questo il nome, non ci posso credere. Insomma, un'altra referenza per un gioco di Remedy come Return. Return. Return era? Sì, no. Oddio. Ah, Control. Mi sono confuso con il libro di Mr. Door. Control, ecco. Cioè, vedete che cosa? Grande Remedy. Questo è un tocco di classe, devo dire. Eh? Push to open. Hey! I think I've been locked in. 6, 6, 5. Now I have to find the code myself. Non era quello, ok. Vediamo un po' se c'è qui qualcosa. E allora, no, mi cercare il numero. Io non ho niente per aiutarmi a combattere, quindi sono davvero... Ma quella è la Langwick, che ride. Un altro Langwick, cioè vedete, è così, forse è come scrive nel libro, un altro gemello. E questo è il suo bedroom, ah, la band si chiamava I Dei di Asgard. All Gods of Asgard. Interessante. Ok, si era aperta già. Ok. E mo... Te lo muovi strane. Mi fa un po' paura sta cosa. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. È lui. A message? Impossible to say. Spero di diventare solo una fase esplorativa, sinceramente. Storage. Oddio, no. No, no. There was something in the studio with me. I had to get out. Sì, ma da che parte devo uscire? Oddio. Ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. Mamma mia, iniziazione draft. Vedete qui lui. Esatto. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Non è vero, incredibile. L'obiettivo torna a scrivere. Al talk show, la storia, ok. Io c'è qualcosa, qua c'è una raggio. Questo è, diciamo, un caso mentale di... Come l'aveva anche Saga. Penso che qui non posso uscire, ovviamente. Gli occhi fa male il gufo. Devo tornare a scrivere. Bene. I didn't remember much. But I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place.
I'd use my writing to project myself out of this room. Like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Ok. Non trovo mai uscita, però è incredibile, ragazzi. Mi sa che abbiamo forse entrare. Perché non c'è altre vie. Almeno penso, comunque è vero. Intrippante. Entra lì, dai. Riconcio da capo. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel, the only thing to shed light on this sordid mystery. Great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Ok, di nuovo qui. E mi sa che stavolta avevo indizio, la lampada, ossia la luce. Allora, cerchiamo di scappare. Dobbiamo fare questo. Dobbiamo cercare di uscire da questo penso loop, questa prigione. Allora, qui c'è il codice che è SS5, no, 5 6 5. Ah, è cambiato forse, 5 6 5. Vediamo se qui c'è ancora il libro. C'è un libro, sì. Sempre lui, carissimo, ci spiega le armi da usare in control. Allora, 6 cose del cambio da 5, 6, 5, ok. L'indizio non c'è più, qui c'è tanta luce. Forse dovrebbe stare con la luce. Là c'è l'uscita. Che è aperta. No, chiuso ovviamente. Sì,
si ritorna qui. Dove state bene. Certo. Veloce. Stavolta è aperto. Hello? No, il vecchio di controllo. Il custode. Se c'è lui qui, ragazzi, io muoio da subito. Apri la mappa, ok. Uscita qui aperta. Però non devo incontrare il custode. Che se non mi aiuto, diciamo, qui c'è anche il bagno che sarà chiuso. O aperto. Senti come canta il custode con il prefetto che è offuscato, va bene. E lui. No, vabbè. Oh, hey. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, but I got up go, a man, but a man with a tool makes two, Tom. And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there. But still a friendly face. Ma non ci credo, Ahti. Penso che era questo il suo nome, Ahti, pure lì. Forse tipo finlandese origine, ma ci posso credere. Remedy che si è autoscita. E allora, che sia qui, siamo interrato. Alan Wake, Green Room. No, questa è la nostra stanza. Vediamo un po'. Oh, abbiamo la mappa, perché non usa la mappa in effetti. E allora io sono qui, la porta lì è chiusa, stanza verde, il seminterrato, scorciatore scantinato. Ok, devo scendere giù dall'altra parte perché qui sarà bloccato. Allora no, aspetta. Guardaroba. Allo scantinato però è dall'altra parte. Quindi di qua. Basement, sì. Un rumore forte da dietro. Chissà cosa sarà. E vediamo cosa troveremo qui ora. Una cosa che ci può aiutare. Sentiati come canta pure qui arriva. Mappa da scantinato, sì, possibile, ma già abbiamo. Oh my god. L'aria è un po' pesante. Là c'è l'uscita.
Nessuna carica. Ok, mi sa che mi serve qualcosa tipo per fare luce. Qui è tutto chiuso. Perché diceva di seguire la luce, deve stare la luce, quindi diciamo che è una cosa che sì, è utile per noi. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant, a tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Ok ragazzi, penso che dovremmo finire qui questa parte. Già abbiamo scoperto tantissimo, mi risposto che sono sempre verso troppo l'estero, cioè. Allora, siamo in questa prigione mentale, in questo labirinto che si ripeteva, ma ora abbiamo una cosa che ci può aiutare, ossia una lampada che ci apre la via. Ed è stupendo come Remedy si è autosciti portando qui personaggi di contro come Haiti o il Dottore. Davvero, una bella autocitazione, ma la storia si sta intrigando e noi siamo in questo ricordo di Alan Wake che ci spiega cosa è successo, magari ci spiegherà come lui è arrivato dentro il lago. Boh, chi lo sa, forse già siamo qui, in questo, diciamo, prigione. Non lo sappiamo, sapete che però, fino a qui l'episodio di oggi, spero che il video vi sia piaciuto e da casa vi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere notifiche dei nuovi video che usciranno. Seguitemi su vari social come Facebook, Instagram, TikTok e Discord, così sapete più sul mio lavoro, godete altri contenuti multimediali offerti e essere attivi, partecipare attivamente al canale con sondaggi, richieste o anche solo per discutere su Discord come si può fare. E vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro, oltre ai mi piace, commenti e condivisioni, cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi tramite YouTube, ora per il Magico Panda, tutti i vari tiri, svantaggi, badge, emoji, vivente prima, quant'altro. Bene, noi ci vediamo in un prossimo episodio, chissà cosa accadrà, io davvero sono ancora con la bocca aperta dello spancativo, ah, fantastico, da vostro Terry, passo e chiudo.